facciamo un salto direttamente a Milano, dove ci sono i nostri amici di People of Expo. Pronto? Ciao Beppe, ciao a tutti. Ma ciao. Come ti sento pimpante, cara Valentina, come ti sento pimpante? Sempre. Allora ragazzi, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene, alla grande. Siamo reduci di una settimana di full immersion dentro Expo, per cercare i nostri People of Expo. E appunto l'ultimo collegamento l'abbiamo fatto proprio da lì, e da quel giorno siamo proprio entrati nei padiglioni, abbiamo conosciuto tantissime persone, visto tante differenze culturali anche, come potrai ben immaginare, dal padiglione, non so, dell'Ungheria a quello per esempio del Giappone, c'è una differenza abissale. Qual è la cosa che più praticamente tocca il visitatore quando entra direttamente in Expo e si trova così esperso nel mondo? Esatto, e poi noi l'abbiamo vissuta proprio in prima persona, appunto cercando queste persone da far inserire nel nostro progetto People of Expo. Ci siamo proprio interfacciati e visto proprio come anche gli uffici stampa per esempio si sono posti con noi, quindi per esempio quello giapponese, siamo stati molto ossequiosi, quindi molti inchini, cioè proprio una differenza culturale che si vedeva anche in questi piccoli gesti, che però sono fantastici e ti raccontano proprio una nazione. E credo che fondamentalmente sia poi anche la gestualità, la particolare situazione che differenzia un po' padiglione per padiglione, no? Come ci si muove all'interno, con quale rapporto e con quale magari passo diverso rispetto appunto alle persone che si incontrano. Sì Beppe, guarda, veramente abbiamo girato mezzo mondo in questa settimana. Fantastico. Ti faccio un elenco dei paesi dove siamo stati. Avete fatto uno street view a Rho. Praticamente, guarda, immagino. Abbiamo visitato il Giappone, l'Iran, la Svizzera, l'Ungheria, l'Olanda, la Germania, la Lituania, il Brasile, eccetera eccetera, ci va davanti se vuoi. All the world, praticamente. In quanto in 48 ore, 72, perché poi ci vuole anche tempo, eh? Una settimana, questo praticamente penso che sia anche il periodo giusto per segnalare ai visitatori, per praticamente avere un po' un ordine di idee quanto ci può impiegare per guardarlo bene. Sì, almeno 3 giorni ci vogliono secondo noi per una persona che si voglia fare bene i padiglioni. Poi vabbè, se uno vuole semplicemente respirare l'atmosfera di Expo, basta anche una serata con l'ingresso dopo le 7 a 5 euro, dipende da quello che uno cerca. Comunque Expo di per sé è un'esperienza meravigliosa che va vissuta. E questo è un consiglio che diamo a tutti, visto che abbiamo ancora un buon periodo davanti, no? A parte questa settimana caliente dove Expo credo sia veramente bollente sotto tutti i punti di vista, perché fa veramente caldo. Nonostante tutto però ci si sta anche bene, no? Voglio dire, quello che si vede è un po' regala anche quelle che sono le aspettative, o anche di più secondo te? Sì, direi proprio di sì, perché alla fine si viene in contatto con diverse culture e quando si esce da Expo si ha sicuramente una storia da raccontare, o una persona che si è conosciuta, o una cultura che appunto prima non si conosceva, e un po' nel piccolo si è potuto conoscere qualcosa di più. Penso che poi saranno anche diversi gli aneddoti che portate a casa dopo una settimana vissuta così intensamente all'interno di Expo. Sì, assolutamente, guarda, potremmo restare qua almeno un'ora a raccontarti alle feste notturne che io sto dicendo che non esistono, ma che invece ci sono. Bello, fa anche parte di quello che è il cartellone Expo, giustamente. Davvero un'umanità pazzesca c'è dentro Expo. Quindi si respira anche un'aria notevole, questo ci piace, lo voglio dire sinceramente, perché a volte viene un po' bistrattato, lo ricordiamo sempre, invece partecipare è anche voglia di essere integrato nel mondo, così in maniera catapultato praticamente il mondo in maniera anche leggera, senza avere praticamente tutte quelle ansie che si hanno quando si fa un viaggio, che chiaramente poi vedendo dal vivo può essere diverso, però le stesse cose si respirano anche all'interno dei padiglioni dei vari stati. Ma sì, si può avere una sorta di infarinatura, ecco, bravo, noi. Sì. Un primo assaggio del mondo senza necessità di passaporto, di vaccinazioni. Esatto. Poi vabbè, comunque in un secondo momento decidere di approfondire e viaggiare. Ovviamente viaggiare rimane l'esperienza del viaggio rimane unica. Sta anche praticamente male dire, o perlomeno non è tanto bello dire qual è il padiglione, quello un po' più rappresentativo, quello che magari piace, perché poi i gusti possono essere anche diversi. Sì, no, non facciamo una classifica. Se dobbiamo, allora, se si deve parlare in soggettiva, io posso dire che sono stata veramente affascinata dal padiglione dell'Austria, però proprio per una questione soggettiva, secondo me ognuno, ecco, con la sua sensibilità può trovare il proprio padiglione
preferito. E poi magari ne racconteremo di tante altre legate a questa visita che vi ha visto un po' protagonisti durante questa settimana, come People of the Expo alla ricerca di people, perché noi tra poco invece parleremo di un people che è rappresentativo per quanto riguarda tutto quello che c'è intorno anche ad Expo, perché è il portabandiera, o perlomeno è stato anche il portabandiera. Sì, guarda, lui veramente, Claudio Nelli, è stato una sorta di proto-expottimista, è stato il primissimo expottimista che ha creduto in Expo fin dal 2008, quando Milano ha vinto su Smirne. Mm-hmm. E con lui vorremmo ritornare su Milano, no? Dopo questa full immersion in tutto il mondo in Expo, con lui dopo appunto parleremo di Milano e della città come sta cambiando grazie ad Expo. Perché Milano praticamente sta cambiando notevolmente, chi la vive in questi giorni e chi chiaramente l'ha sempre vissuta nota poi questo cambio quasi necessario che Milano doveva avere secondo certi punti di vista. Sì, assolutamente, tra l'altro è stato un cambio sia a livello visivo, quindi delle architetture, come conosciamo appunto, non so, il quartiere di Garibaldi Repubblica che ha visto uno stravolgimento, ma in questi 6 mesi di Expo anche un cambiamento culturale, perché davvero la città in questi mesi sta vivendo tantissime esperienze, da anche, non so, per esempio Nevicata numero 14, che è un progetto in fronte al castello dove è diventato tutto pedonale, a migliaia di eventi davvero che ci saranno durante questi mesi attraverso Expo in città e tantissime altre iniziative. È davvero una città, come a volte si sente dire, non sembra Milano, sembra una città europea. E questo è molto bello, perché poi Milano l'etichetta di città europea la merita veramente a 360 gradi, al di là di tutto quello che può essere il mondo legato ad Expo. Diversi sono poi anche i punti dove Milano rappresenta anche una storia, no? Perché fondamentalmente tanti musei sono aperti, tante persone a livello artistico vengono ospitate nei vari musei di Milano, ce ne sono veramente ben d'onde di appuntamenti da andare a visitare che ci si perde volentieri a Milano, da nord a sud, in tutto quello che può essere il nostro bel territorio. Bene, allora ragazzi, tra poco noi incontreremo Claudio, quindi ne parleremo con lui di tutto questo che stiamo raccontando, di quanto emozionante possa essere stato anche il momento in cui è stato portabandiere di Expo, perché comunque lo è stato, e ne parleremo volentieri. È stato anche presente in una serata bellissima con noi del 28 maggio all'apertura ufficiale di quello che è stato People of Expo, ricordiamo, sempre all'Urban Center. Sì, siamo sempre presenti in Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele, nel centro più centro di Milano, e anzi ti do una piccola anticipazione che noi questa settimana, giovedì, saremo presenti in Urban Center per raggiungere altri people al nostro wall. Oh, arriveranno addirittura 80 nuovi volti con 80 nuove storie. Oh, fantastico, veramente complimenti, perché poi la ricerca di storie non è semplice, non è facile, anche se poi voglio dire, in tutto questo che avete raccontato nell'ambiente d'Expo veramente di storie ce ne sono tantissime di più, e avere questi 80 people nuovi non è altro che aggiungere volentieri personaggi che hanno lavorato e che lavorano all'interno dell'Expo e che veramente fanno fatica ogni giorno per farvi divertire, e comunque visionatelo perché ne vale assolutamente la pena. Grazie ragazzi. Grazie Beppe. Grazie, ciao Beppe. Ciao Stefano, ciao Valentina, alla prossima.